festa, una festa che ha come obiettivo, appunto, l'abbiamo anche scritto su qualche manifesto, quello di ribaltare la prospettiva, una festa che non sia più una visione passiva da parte della gente, ma una festa che va nella gente, la gente che ne partecipa attivamente, come ieri sera, in cui tutto il paese correva dietro un divertimento, stasera in cui dei nostri concittadini hanno fatto la festa per degli altri concittadini. È stata un'esperienza molto bella ed è questo il senso, anche perché dobbiamo imparare a riconoscere quelli che tra di noi hanno qualcosa da dire e fargliela dire, perché c'è poco da dire ultimamente. Bravo! E allora facciamogliela dire queste cose. Molti non sapevano che a un metro dalla chiesa c'è Iannone che suona il pianoforte in modo eccelso, come pure sulle barrelle c'è la serra, ce ne sono tanti altri che non conosciamo, che non abbiamo avuto neanche il modo e il tempo di invitare, perché questa serata è partita in un modo e si è conclusa in un'altra, perché abbiamo avuto la disponibilità della Sanità Ensemble in un momento successivo, quindi abbiamo dovuto limitare la presenza di questi nostri giovani talenti, ma abbiamo fatto sì che fortemente siano stati presenti, perché dobbiamo testimoniare con questi eventi pubblici, testimoniare che la comunità di Piano è una comunità che ancora è diciamo gravida di emozioni, è gravida di sentimenti, è gravida di tante cose belle che hanno soltanto bisogno di essere lasciate uscire. Voglio ringraziare, oltre a tutti questi ragazzi che ci hanno accompagnato, voglio ringraziare voi tutti che avete creduto e credete ancora in questo modo nuovo di approcciare questa festa di San Nicola. Non è ancora finita, il meglio sarà ancora da venire, come dicono tutti i progressisti. E voglio ringraziare il parroco Don Gerardo che ci ha veramente lasciato carta bianca, ci ha fatto fare quello che credevamo. Ovviamente noi abbiamo sempre correttamente l'abbiamo informato, però lui non ha messo bocca su nulla, ci ha lasciato veramente con grande senso di democrazia fare tutto quello che volevamo. E voglio ringraziare, oltre al service e al barone per il, diciamo, per il pianoforte, tutti quelli che hanno accompagnato questi ragazzi, Matteo Cantarella, Alfonso Fasolino, Nicola Formica e quanti altri. E voglio ringraziare per ultimo un altro talento montorese, Rosalba Teodosio, che da qua è partita ed è approvata a d'estate nazionali come giornalista. Grazie a tutti voi. Grazie per l'opportunità. Buona serata.